che cosa vuole simboleggiare questa composizione? L'idea è nata perché dottor Berlusconi mi disse: fammi, se vuoi fare questa cosa mi chiamavo per fare questa cappella gentilizia, perché poi questa bisogna un po' rimontare all'origine, è legata alla scomparsa del padre del dottor Berlusconi. Però mi disse: non fare una cosa macabra, fare una cosa anzi piuttosto inneggiante alla vita. Allora io ho pensato questa costellazione, questa volta celeste, infatti si chiama Volta Celeste il suo titolo. Questa cappella gentilizia la voglio annoverare tra le opere importanti che ho fatto, perché è stato un grande impegno, e poi ho conosciuto questa persona straordinaria che è Silvio Berlusconi. E che se ne dica oggi in giro, ma è tutta invidia in fondo. È invidia, no, certamente invidia. Io ho combattuto tutto l'inverno con Berlusconi quando facevo Domenica In e lui faceva Buona Domenica, che aveva sempre più audience. Mannaggia, oddio, non si può dire mannaggia davanti a una tomba. No, ma è un mannaggia amichevole questo, certo. Comunque. Certo. Vuol dire, no, Silvio è stato molto bravo perché, ed è molto bravo perché porta avanti con straordinaria vivacità questa difficile battaglia, è come un po' Davide e Golia, insomma. Ora stiamo un po' esagerando, però. Mica da. Nell'incensamento berlusconiano. Beh, insomma, lui è Davide, però. Golia, come quello piccolo era Davide, non voglio sbagliare. Quello piccolo era Davide, sì, appunto. Golia è Pasquarelli. Non lo so se Pasquarelli era Rai, insomma, no. Ma una tomba a Pasquarelli gliela sarebbe. Con grande piacere, io sono un sarto, e se viene uno dice fai il vestito, lo faccio. Quasi quasi me la levo la giacca. Visto che Berlusconi non c'è, grazie. Ma anche se c'è Berlusconi. Ecco, se arriva me la rimetta. Ed è su due piani. È su due piani, sì, questa è la parte fuori terra, eccola qua, io direi di guardare un po' anche lui con la macchina, dovrei inquadrare un po' di queste. Sì, ma lui poi dopo rifà tutto in dettaglio. Oh, e da qui si accede andiamo verso al sepolcro propriamente detto. Sepolcro che non è ancora attivato, è soltanto ancora un'idea perché non è ultimato, veramente ci manca la parte che poi lo farà, spero, un architetto e non io, perché non mi attrae molto l'idea di fare il becchino qui. Comunque non è ancora attivato, anche perché grazie al cielo Berlusconi è vivo e vegeto. Grazie a Dio è vivo e vegeto, nessuna fretta di finire questa cosa, tuttavia la finiremo. Andiamo a vedere. E andiamo a vederla. Dopo di lei. Qui fa un po' freddo, eh? Ma qui sì, sta per me sta fresco, ma insomma perché fuori fa caldo, qui si sta benissimo. Poi il freddo dell'Ade. Sì, questo è il sepolcro. Ma bellissimo. Un sepolcro importante. Questa è una torta di marmo? Adesso è la nuova, eh? Scorre questo insomma una pulizia, no? Qui dove ancora c'è un cantiere in piedi, però.